Ciao ragazze, benvenuti su Dream Makeup. Siccome Neve Cosmetics ha fatto una promozione del 30% di sconto sulle cialine singole, visto che io praticamente tutte le palette di Neve Cosmetics, quindi tutte le cialdine di Neve Cosmetics, ho pensato di farvi un video in cui vi spiegavo quali secondo me sono le cialdine must have e quali potete tranquillamente acquistare dopo. Partiamo subito. Allora, la prima palette che prenderemo in considerazione sarà ovviamente l'Elegantissimi di Neve Cosmetics. L'Elegantissimi è una palette in cui ha praticamente solo colori nude neutri, quindi sono adatti a quelle persone che vogliono ricreare dei look abbastanza semplici, sofisticati, eleganti ma neutri. Allora, quali sono le quattro cialdine che io vi consiglio e che secondo me con quelle quattro cialdine voi avete tutto il necessario per creare un trucco completo? Beh, delle Elegantissimi io vi consiglio Etoile, che è praticamente un bianco satinato che vi servirà sia per utilizzarlo sulla palpebra o mobile, ma anche per illuminare l'arcata sopraccigliare e anche per utilizzarlo come illuminato su tutto il viso. Quindi Etoile è veramente un must have. Un altro must have è questo qui, che è Noisette. Io, come vedete, lo utilizzo spessissimo perché lo uso come colore di transizione nella piega. Un altro colore utilissimo è questo, che è Espresso. È un marrone abbastanza scuro opaco che io utilizzo sempre nella piega per dare maggiore profondità allo sguardo. Un altro colore che secondo me dovete avere è il classico nero. Questo nero di Neve Cosmetics, che si chiama Black Sheep, è scriventissimo. Quindi, velocemente ricapitolando, della palette Elegantissimi io vi consiglio senza dubbio Etoile, che potete utilizzarlo palpebra mobile, arcata sopraccigliare e illuminante su tutto il viso. Noisette, che potete utilizzarlo sia sulla palpebra mobile, ma lo utilizzo tantissimo come colore di transizione alla piega. Espresso, che potete utilizzarlo per creare uno smokey eye sulla palpebra mobile, ma io lo utilizzo anche nella piega per dare maggiore profondità allo sguardo. E Black Sheep, che è un nero opaco, bellissimo, scriventissimo, che secondo me non deve mai mancare in nessuna trousse. Ovviamente tutti gli swatches delle palette dei prodotti ve li lascio alla fine del video, così potete guardarveli meglio. Un'altra palette che secondo me è fantastica e stupenda è la Duochrome di Neve Cosmetics. Ha dei colori che secondo me sono fantastici. Ovviamente la palette si compone 10 cialdine. Allora ragazzi, io qua sono di parte, perché la Duochrome veramente ve la consiglierei tutta, perché dei colori fenomenali. Però, pensandoci meglio, forse quelli che sono più particolari sono secondo me Polline, che è questo qua. Poi, senza ombra di dubbio, Fenice, che è un colore, dov'è? Eccolo qua, questo qua, Fenice, che è un colore ramato bellissimo e intensissimo. Poi, senza ombra di dubbio, Mela Stregata e Veleno. Qua e qua. Questi secondo me sono i must have. Quindi, ricapitolando, dalla Duochrome io vi consiglio Polline, Mela Stregata, Veleno e Fenice. Ovviamente anche per la Duochrome vi lascerò tutti gli swatches alla fine del video, così per fare prima. Anche gli altri colori della Duochrome sono bellissimi, però secondo me questi sono i più particolari, i più belli, quelli che dovete averli subito per provarli. Ok, altra palettina. Questa è una limited edition e ha all'interno soltanto 4 colori. È praticamente la Mistero Barocco, che è questa qua, che si compone praticamente di solo 4 colori: Crinoline, Amber, Obscure e Ornament. Ovviamente di questi 4 colori, secondo me il più particolare è Crinoline, che è questo qua. È un oro giallo aranciato, estremamente luminoso, bellissimo, stupendo. Ma vi consiglierei anche Amber, da utilizzare nella piega per riscaldare gli occhi, per riscaldare soprattutto gli occhi verdi, ma anche come blush. Quindi, ricapitolando, della Mistero Barocco io vi consiglio soltanto 2 cialdine che secondo me sono must have, però vi ricordo che tutte le cialdine che fanno parte della Mistero Barocco, quindi di questa palettina, sono limited edition, quindi non le faranno più. Vi consiglio di prendere Crinoline perché è davvero particolarissimo e secondo me non esiste un dupe, penso.
E Amber, che secondo me lo utilizzerete tantissimo nella piega, soprattutto per chi ha occhi verdi o azzurri, perché se lo utilizzate nella piega e poi sopra utilizzate un altro marrone nella piega, rimarrà quel colore caldo che farà risaltare ancora di più gli occhi verdi. Una palette che a me piace tantissimo, tantissimo, veramente tanto di Neve Cosmetics è la Scurissimi, perché ha tutti i colori scuri, intensi, cioè ragazze è stupenda, veramente stupenda. Secondo me i quattro colori che non vi possono mancare di questa palette sono Incubo, Tattoo, però anche i fiori d'ombra e Red Carpet, che è particolarissimo, ma veramente particolare. Cioè io vi consiglierei tutti i colori perché mi piacciono un sacco, però forse quelli più belli sono appunto fiori d'ombra, che è praticamente un duochrome secondo me, anzi senza secondo me, perché tipo è cangiante, che è questo qua. Però anche Tattoo, eccoli qua, anche Tattoo e Incubo sono particolarissime per far risaltare gli occhi marroni, ma secondo me vanno bene anche per gli occhi chiari. Cioè a me piacciono tantissimo questi due, no, questo e questo, quindi Tattoo e Incubo, per andare a creare degli smoky davvero ma davvero particolari. Altro colore, Red Carpet, molto particolare, però c'è il rischio di sembrare malati se utilizzate sugli occhi, lo utilizzerei più come blush. Se invece non volete utilizzarlo come ombretto, allora a questo punto vi consiglio Inchiostro, eccolo qua. Inchiostro è un blu opaco, tipo sembra proprio inchiostro, è bellissimo. Quindi, ricapitolando, della Scurissimi io vi consiglio Tattoo, fiori d'ombra, Incubo e Red Carpet, ma Red Carpet attenzione se volete utilizzarlo come blush. Potete utilizzarlo anche in piccole quantità per risaltare gli occhi verdi o azzurri, ma dovete fare veramente attenzione, perché altrimenti rischiate l'effetto malata in un nanosecondo. Altrimenti, se non volete prendere Red Carpet, un'altra salina che veramente mi ha colpito è stato proprio Inchiostro, questo blu particolare, profondo, bellissimo, bellissimo. Andiamo velocissimissime, un'altra palette, chiarissimi. Si compone ovviamente sempre di 10 cialdine, chiarissime praticamente al suo interno, dei colori chiari, ma veramente chiari. Secondo me i più particolari sono Unicorno, Snob e Baby Doll. Unicorno è, a me sembra più che altro un duochrome, ma anche Snob mi sembra molto particolare, perché se utilizzato come top coat fa risaltare meglio gli altri ombretti, questo secondo mio parere. Un altro colore che è tipo, non so, cangiante è sempre Baby Doll, che è questo, dov'è? Baby Doll, che è questo rosa con dei riflessi fucsia, bellissimo, davvero bello. Questi sono i miei praticamente preferiti, quelli che riacquisterei di più. Ovviamente vi lascio gli swatches di tutte le cialdine, così potete scegliere voi cosa vi piace di più. Questi sono solo consigli. Poi, un'ultima palette. No, non è l'ultima, è la penultima. Io praticamente ho preso questa palettina qua da personalizzare. In pratica dentro c'è tutta la palette Intensissimi, tranne una cialdina che mi manca. Della Intensissimi io vi consiglierei Magma, che è questo arancione fucsia sparaflescioso, e Watermelon, che è questo bellissimo sia da utilizzare nella piega, ma è molto bello anche da utilizzare come ombretto, come ombretto, come blush, davvero davvero bello e interessante. Questi secondo me sono i due colori più particolari, cioè quelli che secondo me dovete provare subito, perché a mio avviso piaceranno, a mio avviso. Del resto vi lascio sempre gli swatches alla fine del video. Ultimissima palette è la Blushissimi di Neve Cosmetics. Sempre si compone di 10 ombretti, ce la posso fare ad aprirla. E praticamente al suo interno ha dei blush, due terre e un illuminante. Come blush io vi consiglio senza ombra di dubbio Gem, ma anche Bikini e Passion Fruit. Come illuminante, bellissimo plastic, ma potete utilizzare anche il toile della palette Neve Cosmetics. E come terra mi piace molto Chocoholic. Quindi Gem, Bikini, Passion Fruit, plastic, e vi do come bonus Chocoholic, che è questo qua.
Questi secondo me sono i must have della palette Blushissimi. Ovviamente adesso alla fine del video vi lascerò gli swatch di tutti gli ombretti, così potete decidere